campione del mondo di Extreme Martial Arts. Quindi è uno Cioè, che se ti le mena ti arti fa del marziali male, estreme, estreme, sì. ok? È 8 volte vincitore della Coppa del Mondo Wako di Musical Forms, che non so cos'è, ma deve essere una roba Roba figa. importante, figa, è un nome strano, quindi vuol dire che è Ed importante. è il direttore tecnico della nazionale della Federazione Italiana di Kickboxing e Muay Thai, quindi è uno veramente che se ti mette le mani addosso ti distrugge. Sì. E Però è vegetariano, mi ha detto da... quindi è pacifico, Sì, quindi è è vegetariano da peaceful. 16 anni, da quando ha visto Sono Roxy Bar, per curioso di cui col te lo di. presento e lo chiamiamo qua, Alberto Leonardi. Vieni Alberto, vieni qua. Ciao, ma davvero? Veramente. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Una bella persona che ci dà onore in Italia, una persona di qualità incredibili. È un campione del mondo, la prima, la seconda, la terza. Ci devi documentare tu qua perché ho perso il conto. Ma la cosa più straordinaria è vegetariano da 17 anni e vegano da un anno, dopo aver presenziato la scorsa conferenza con Colin Campbell, signori Alberto Leonardi. Prego Alberto. Il settore olistico nelle arti marziali è il fondamento, quindi mente, corpo e spirito devono, è un must, devono essere uniti. Okay? Quindi quando si inizia a fare qualsiasi attività di arti marziali o sport da combattimento, si dovrebbe teoricamente mollare il cervello, quindi centrarsi, lasciare andare tutti i pensieri che hai detto te prima e riuscire a sentire la parte istintuale che è proprio nell'inconscio. E troppe cose belle che vanno dette. Maestro di arti marziali estreme e di sport combattimento, atleta e direttore tecnico della Nazionale di Arti Marziali Freestyle della Federazione Italiana di Kickboxing, responsabile nazionale per il settore acrobatica marziale del gruppo Taran Devak, per l'arte marziale Krabi Krabom Bom Bom, queste sono cose che non conosciamo, però ci crediamo. Nel Muay Thai 2005 ha vinto tradizionale. il titolo di campione del mondo di karate freestyle, WKA. Da allora ha vinto altre 8 coppe del mondo di questo settore, della stessa specialità. Svolge anche l'attività di mental coach per sviluppare le abilità innate e portare alla realizzazione dei propri obiettivi. Maestro di kickboxing quarto grado, maestro di karate freestyle, maestro di difesa personale. Portatelo a casa allora, è troppo forte. Sul comodino. Bravo!